Fabrizio Cagossi, T per Bologna e più in generale Regione Emilia-Romagna. L'azione della sua azienda consacra il fatto che la transizione energetica si può interpretare in vari modi. Esattamente così. Tiper ha iniziato, ha continuato il percorso di ATC che vede la riapertura delle filovie dal 1990, quindi ha mantenuto e ha rilanciato la linea filoviaria, puntando in una maniera estremamente importante sul metano compresso a partire dal 2001, con la costruzione di due impianti di ricarica veloce nei due depositi bolognesi di Ferrarese e Due Madonne. Sta in questo momento attendendo l'arrivo dei primi veicoli che verranno consegnati in novembre da parte di Scania a metano liquido compresso. A questo si aggiunge una flotta di 60 veicoli ibridi, quindi insomma Tiper sta modulando la sua offerta tenendo presente il bilancio di sostenibilità ambientale e il bilancio di sostenibilità economica. Oggi al Mobility Innovation Tour di Cagliari si è parlato molto di autobus elettrico. Qual è la posizione della vostra azienda, di Tiper? La posizione di Tiper è quella di studiare, di cercare di capire come adattare il sistema rappresentato dall'autobus elettrico, perché questo è un aspetto da tenere assolutamente in considerazione. Non parliamo di veicoli, ma parliamo di sistema, calandolo nella nostra realtà con la rete esistente e trovando il massimo dell'interazione con la rete esistente, ad esempio con la linea filoviaria che è già sviluppata.